Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimo Vescovo Andrea, a nome dei frati cappuccini che vivono qui in questo luogo, le do il benvenuto in questo giorno di festa, come do anche il benvenuto a tutti i confratelli sacerdoti, alle autorità civili e militari che si ritrovano qui a festeggiare il patrono di Fano San Paterniano. Nella cappella del Santo Patrono, qui alla mia sinistra, ci sono delle tele del Settecento che raffigurano alcune scene della vita di San Paterniano. In una di queste c'è San Paterniano che abbatte gli idoli romani, siamo nel IV secolo, prima di annunciare il Vangelo. Ecco, Eccellenza, le chiediamo di continuare quest'opera di San Paterniano per noi. Oggi l'accogliamo come successore di San Paterniano e le chiediamo di continuare ad aiutarci ad abbattere gli idoli che ancora ingombrano la nostra vita cristiana. Riconosciamo umilmente i nostri peccati per essere degni di celebrare i santi misteri. Thank you.
Dio, luce e pastore dei credenti, che hai costituito San Paterniano, vescovo della chiesa di Fano, per illuminare il tuo popolo con i suoi insegnamenti e guidarlo con l'esempio, donaci, per sua intercessione, di testimoniare la fede che hai insegnato con la parola e di percorrere la via che hai indicato con l'esempio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Signore, ascolta la mia preghiera.
acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Signore, ascolta la mia preghiera. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatto e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Signore, ascolta la mia preghiera. Barcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Signore, ascolta la mia preghiera. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Signore, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, voglio infatti che sappiate quale dura lotta io devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così, intimamente uniti nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti. Infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Parola di Dio.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni e gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate a portare frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amate gli uni e gli altri». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Rimanete nel mio amore, dice Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure della nostra vita, del passaggio del Signore Gesù. Che cosa rimane dell'amore di Cristo nella vita di un santo? Quali sono le sue reliquie nell'esperienza di Paterniano, nostro patrono? Le reliquie di un santo sono ciò che rimane di una persona, del suo corpo, della sua vita. Cosa dunque resta per noi della vita del vescovo Paterniano? Guardiamo allora le sue reliquie nel giorno della sua festa, nel giorno della festa di questa città. La prima ritengo che possa essere la grotta, o possano essere le grotte di San Paterniano, identificate ora qua, ora là, ma certamente trasmesse a noi dalla storia, dalla geografia. Credo si tratti della grotta del silenzio e della contemplazione, la grotta della capacità che questo vescovo ebbe di rimanere fermo sulla parola di Dio, saldo nella fede, vivo nella relazione con Gesù, la vite quella vera. Ebbe il coraggio di rimanere da solo, rimanere da soli con Dio permette di abitare il mondo senza manie di possesso, di dedicarci al servizio più autentico, quello nei confronti dell'Altissimo. L'opus divinum dell'ideale monastico
rimane vero ancora oggi e ci permette di dare radice alle parole e alle azioni di ogni giorno. Forse non è un caso che la festa di San Paterniano preceda solo di un giorno quella di San Benedetto. Questo ci permette di collegarci alla ricchezza dei nostri monasteri e alla ricerca di Dio, delle sorelle e dei fratelli che li abitano. Non solo loro, tuttavia, ma anche noi possiamo trovare la nostra grotta, non perché giochiamo a fare gli speleologi o gli archeologi, o peggio ancora, perché abbiamo paura della luce di questo mondo, ma perché siamo alla ricerca di Dio e rimaniamo fondati su di Lui. La lettera ai Colossesi stimola a cercare in Gesù Cristo il mistero di Dio e tutti i tesori della sapienza, della scienza, della conoscenza. Troviamo allora la nostra grotta per pensare, per fare silenzio, per vincere sulla tentazione di ribattere sempre, di replicare costantemente, di reagire immediatamente. Contro il rischio dell'immediato o del fallo di reazione, che è sempre da cartellino rosso, Paterniano Vescovo oggi, nel giorno della sua festa, credo voglia suggerirci sommessamente, discretamente, sapientemente, gli antidoti della mediazione, della meditazione, della calma, del silenzio, della preghiera. A proposito dei falli di reazione da cartellino rosso, la sera del 5 luglio ero quasi arrivato a Fano tornando da Trieste, contento perché il viaggio era andato bene. Proprio all'altezza di un incrocio non mi sono accorto che il semaforo era anche pedonale e quindi ho inchiodato alla vista di un ragazzo in bici. La persona dietro di me, che stava per tamponarmi, ha inveito contro l'automobilista che gli stava davanti violentemente, facendo dei gestacci. E il vostro vescovo ha reagito dicendo: ma sto facendo passare un ciclista. E lui aveva ragione, perché c'era il semaforo rosso per il ciclista. Io però ho fatto un gesto di reazione. E allora l'automobilista dietro a me mi ha inseguito. E io ho pregato San Paterniano, tanto, perché avevo paura. Dico: oggi è arrivato il giorno in cui le prendi, caro vescovo Andrea. E al semaforo il Signore mi ha affiancato a destra, mi ha fatto cenno di tirar giù il finestrino. Io mi tenevo molto distante da lui perché temevo che il pugno avesse raggiunto il mio volto. In realtà lui mi ha spiegato, con una certa veemenza, che ero io nel torto e lui nella ragione. E alla fine, senza replicare più di tanto, ho chiesto scusa, sono andato a parcheggiare l'auto in episcopio, sono tornato a piedi all'incrocio e mi sono reso conto che c'era un semaforo pedonale che non avevo mai visto. Ecco, a volte non conviene reagire. E San Paterniano tutta la notte me l'ha ripetuto: caro vescovo, mio successore, non reagire, altrimenti le prendi e le prendi di brutto. E allora la grotta ti servirà per nasconderti e trovare riparo. Passiamo ad una seconda reliquia del santo, che possiamo sempre vedere unita anche nell'urna del suo corpo. Si tratta del bastone e del vincastro, che sono tipici del pastore, ma sono anche necessari ad ogni uomo in cammino sulla terra, a chi vive la missione dell'annuncio del Vangelo.
La reliquia del bastone o del vincastro dice che il buon Dio sostiene i nostri passi. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Canta il Salmo del buon pastore. Il pastorale, nome dato al bastone del vescovo, è dunque di Dio. La pastorale è la sua, e meno male. Possiamo appoggiarci a Lui quando la fatica comincia a farsi sentire. Possiamo confidare in Lui perché siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. Tutto questo non vuol dire che possiamo sottrarci alle responsabilità di prenderci cura gli uni degli altri, alla creazione di rapporti significativi, alla collaborazione. Il bastone e il vincastro, tuttavia, non possono essere armi per la lotta, né di attacco né di difesa. Sono, o dovrebbero essere, elementi utili per costruire magari una barella a chi è infermo, un punto di appoggio per chi non sta in piedi, un riferimento per lo smarrito. La reliquia di San Paterniano più preziosa è dunque quel bastone che non dice tanto il comando, che smaschera la vita del sovrano di corte, che evita di scimmiottare lo scettro dei potenti della terra. Oggi il patrono ci consegna a sua volta, più vivo che mai, l'oracolo profetico di Ezechiele, mai esaurito. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A parlare è Dio stesso, perché con l'esilio le istituzioni non ci sono più e ogni possibile ripartenza è data dalla sua parola e dalla sua iniziativa profetica. Pensare a Dio oggi quale pastore della diaspora e dell'esilio impone di ripensare e semplificare noi stessi quando siamo troppo complicati. Impone di valutare se certi nostri organismi sono ancora vivi oppure se sono morti. Impone di vedere se i tralci danno frutto oppure no, se valga la pena uscire la sera per andare in parrocchia, al centro pastorale, oppure se convenga restarsene a casa con i propri familiari. La terza reliquia, l'ultima, si discosta dalle prime due in quanto non è rappresentata da un oggetto, ma da un testamento, quello di Gesù e quello dei santi. Oggi tutti ci inginocchiamo davanti all'urna del Santo Patrono e facciamo bene con le nostre preghiere di supplica o di ringraziamento. Proviamo a pensare cosa potrebbe suggerirci Paterniano mentre ci rivolgiamo a Lui. Portare avanti cosa rimane ancora da fare con più urgenza. Il comando che ci è stato dato in eredità dallo stesso Signore Gesù, uno solo: amatevi gli uni gli altri. Questo resta come più vero e autentico cimelio di una persona. Il fatto che ci abbia voluto bene, che ci abbia donato la vita, che si sia speso per noi, solo questo conta. Poi, certo, per noi resta ancora molto da fare, rimane tanto da fare. Restano i nemici da amare. Resta la grande partita del perdono. Rimane
ancora tanto Vangelo da vivere. Paterniano lo ha sperimentato, lo ha vissuto, ha vinto, ma solo in parte. Alla sua Chiesa, a questa nostra Chiesa e alla sua città, il compito di portare avanti il lavoro in questo tempo che ci è dato di vivere e che è pur sempre benedetto da Dio. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credo, credo, credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre. Credo, credo, credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo, credo, credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fiduciosi nell'intercessione del nostro patrono San Paterniano, eleviamo a Dio la nostra umile preghiera perché ci dia luce e forza per imitare gli esempi dei santi e realizzare il Vangelo nella vita. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa di Cristo resti sempre fedele alla sua missione di madre e maestra nella fede e nella vita cristiana. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Perché la nostra comunità diocesana sia unita nel desiderio e nell'impegno di riscoprire ogni giorno i veri valori della vita, per viverli alla luce e con la grazia dello Spirito Santo. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Perché il nostro Vescovo Andrea, successore di San Paterniano, possa svolgere la sua missione con coraggio, dedizione e amore, sostenuto dalla preghiera e dalla comprensione dei fedeli a lui affidati. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
perché tutti i visitatori e devoti di San Paterniano possano sentirsi maggiormente impegnati nella vocazione cristiana e ritornare nelle loro case più ricchi di fede e di generosa bontà. Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Dio onnipotente, che hai guidato la Chiesa attraverso i santi, fratelli fragili come noi, ma di noi tanto più coraggiosi, rendici partecipi della loro fortezza nel percorrere la strada della giustizia, della verità e dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceve da me il nostro sacrificio. Accogli, Signore, il sacrificio del tuo popolo e i doni che ti offriamo in ricordo del Santo Vescovo Paterniano, all'ode della tua gloria, affinché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Paterniano ci offri un esempio. Nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno. Nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Paterniano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Signore scambiatevi un gesto di pace. Miserere nostri.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio se posso fare. La comunione verrà distribuita in 5 punti della Chiesa. 2 ministri saranno qui davanti all'altare, uno sarà alla vostra destra, alla cappella della Madonna di Lourdes, uno sarà nella navata sinistra, davanti al Santissimo Sacramento, e un ministro verrà a metà chiesa. Ecco, vi invito a raggiungere il ministro più vicino a voi. Thank you.
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che, seguendo l'esempio di San Paterniano Vescovo, ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Alcuni avvisi: oggi le messe saranno alle ore 18:30, presieduta da Monsignor Tonucci, arcivescovo prelato emerito di Loreto, e alle ore 21, celebrata dal nostro parroco Don Giorgio. Da domenica 14 luglio fino alla conclusione del mese di agosto, nelle domeniche e nelle solennità, qui in Basilica verrà celebrata una messa anche alle ore 21:30. Infine, all'ingresso del convento dei Frati, alla vostra sinistra, è allestita una pesca di beneficenza, il cui ricavato va alle missioni nei paesi poveri dei frati cappuccini. Vi invito a essere generosi. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Paterniano, patrono della nostra comunità di Fano, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Paterniano la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Paterniano ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome di Dio, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.